Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. Marte, il nuovo sito per il landing di ExoMars. Si chiama Oxyaplanum ed è il primo candidato per il landing del rover di ExoMars nel 2018, la missione ESA di esplorazione robotica del pianeta rosso in collaborazione con l'agenzia spaziale russa Roscosmos. Il sito si trova in prossimità dell'equatore di Marte e faceva parte di una rosa di candidati che comprendeva altri tre siti tra loro vicini, tutti accomunati dall'influsso di acqua nel passato, con l'esposizione di rocce antiche accessibili dalla superficie. L'annuncio ufficiale è stato diffuso proprio dall'ESA ieri sera, dal Centro Europeo per la Ricerca Scientifica e Tecnologica in Olanda. La pianura di Oxia, spiega il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, è ritenuta ricca di ghiaccio ed acqua e sarà nei prossimi anni al centro dell'attenzione degli scienziati planetari. Qui atterrerà il lander di ExoMars 2018 con il perforatore costruito in Italia che andrà a cercare cosa c'è sotto la superficie fino ad una profondità di 2 metri. Si tratterà di una prima mondiale, come è stato per Rosetta e Philae sulla cometa 67P. Just Dance 2016, il ballo diventa 3.0. Il Los Angeles Times ha definito il party game più invitante e divertente che ci sia sul mercato e The Guardian l'ha incoronato come il gioco più energico dell'anno. Questo e molto altro è Just Dance 2016, il party game Ubisoft uscito ieri in contemporanea europea. Da Calvin Harris a Pitbull, da Bruno Mars a David Guetta, sono più di 40 le hit inedite che faranno ballare gli appassionati di musica e danza in tutto il mondo, anche grazie alle nuove modalità di gioco studiate in chiave social e mobile, in grado di proiettare i giocatori in una vera e propria sfida di ballo in chiave 3.0. Tra le novità di quest'anno, la nuova applicazione gratuita Just Dance Controller, che consente di far giocare fino a 6 giocatori contemporaneamente e di utilizzare i propri dispositivi Apple, Android o Windows Phone per partecipare senza periferica o telecamera aggiuntiva. Crema solare, killer della barriera corallina. Proteggono la pelle ma danneggiano i coralli. Sono le creme solari, prodotti molto consigliati in estate da medici e dermatologi, il cui uso però può causare seri danni alle barriere coralline. Ad affermarlo è uno studio americano pubblicato sulla rivista The Archives of Environmental Contamination and Toxicology, che punta il dito sul benzofenone meno 3, sostanza chimica contenuta in più di 3500 prodotti, considerata il killer dei coralli. Il BP-3, afferma lo studio, causa gravi malformazioni in alcune tipologie di coralli e ne altera il DNA fino a procurarne la morte. In particolare, gli occhi sono puntati su tutte quelle zone in cui la conservazione della barriera corallina costituisce un tema importante. L'autore principale dello studio, Craig Down, ha affermato: «Nella regione dei Caraibi abbiamo perso almeno l'80% delle barriere coralline». Qualunque sforzo, anche piccolo, diretto a ridurre le contaminazioni di BP-3 potrebbe significare molto per la sopravvivenza delle barriere coralline durante un'estate calda o per il recupero di una zona danneggiata. Karate, a Roma uno stage AXI con Musa. 100 bambini di 16 società riservate alle discipline delle arti marziali del Centro Italia sono stati fortunati che sabato scorso nella palestra scolastica dell'Istituto di Ronato di Roma hanno incontrato il campione del mondo di karate Luigi Busà per studiare le mosse dell'atleta del corpo forestale e ricevere un sorriso con una pacca sulla spalla. L'incontro è avvenuto durante lo stage organizzato da Mario Bracciante, maestro di karate a CSI. Al centro dell'appuntamento l'importanza dello sport, in particolare del karate, per lo sviluppo delle bilateralità delle arti, la coordinazione per il controllo fisico con l'implementazione della reazione allo stimolo, il rapporto con i coetanei e la necessità di scaricare le energie represse nell'osservanza delle regole e della disciplina. Al termine del seminario i bambini hanno ricevuto un diploma di partecipazione firmato dal campione del mondo posando in una foto ricordo accanto a lui. iStella, motore di ricerca made in Italy. Una grande piattaforma italiana di raccolta del sapere comune, tutta made in Italy e aperta ai contributi di chiunque voglia partecipare. Questo è iStella, il motore di ricerca lanciato da Tiscali che mira a rispondere alla necessità di un'alternativa nazionale alla ricerca su internet per una maggiore indipendenza nell'uso del web. iStella permette di andare oltre la tradizionale ricerca sul web perché indicizza contenuti finora nascosti come archivi storici, editoriali ed enciclopedie.
ci riesce grazie alla collaborazione con la Press, la RAI e l'Enciclopedia Treccani. Credo che abbiamo le tecnologie, le competenze, il sapere, in collaborazione con il CNR e le università italiane, per costruire un motore di ricerca per gli utenti italiani che sia capace di raccontare il nostro web e anche dar voce a spazio agli archivi che ancora non sono nel web. Un patrimonio informativo importantissimo per gli utenti italiani. Queste le parole di Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali. Questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!